Maglio Di Stefano del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera, grazie. S'accomodi pure. E torniamo anche a collegarci con Alessandro De Angelis. Vediamo se ce l'abbiamo collegato con noi, sempre il vice. Non è ancora pronto, però tra un po' lo sarà. Allora, vogliamo sentire intanto che cosa ha detto oggi Luigi Di Maio su Facebook, prima di collegarci con Alessandro. Oggi ha parlato un po', è andato dalla D'Urso, insomma, ha parlato un po' dappertutto. Sto cercando di raccontare quello che è successo davvero. Ecco. E allora vediamo invece cosa ha detto questo precedentemente su Facebook. Quella di ieri sera è stata la notte più buia della democrazia italiana. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha deciso di scavalcare le sue prerogative costituzionali e di non far andare al governo una forza politica, il Movimento 5 Stelle, che ha preso 11 milioni di voti. Un governo che avrebbe avuto la maggioranza assoluta del Parlamento grazie al contratto siglato con la Lega. Al governo ha deciso invece di mettere dei tecnici che non hanno mai preso un voto, guidati da Cottarelli, con la sicurezza che non avranno nessuna maggioranza in Parlamento. Quindi avremo un governo non solo non votato dal popolo, ma neppure dal Parlamento. Un vergognoso unicum nella storia della Repubblica. Il 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica, invito tutti a venire a Roma, dove faremo un grande evento, su questo stiamo già lavorando e entro domani vi daremo maggiori dettagli. Ma tutti dobbiamo esserci con la nostra bandiera italiana per dire che noi valiamo e che il nostro voto è quello che conta. Allora, voi avete accusato il Presidente della Repubblica, addirittura ipotizzando ieri di metterlo in stato d'accusa, l'impeachment. Intanto conferma che continuerete su questa strada? Sì, stiamo vagliando i tecnicismi in realtà, perché c'è un problema di creazione della giunta parlamentare per poterlo fare, però la direzione è quella, sì. Cioè, volete portare, diciamo, Sergio Mattarella davanti al Parlamento con quale accusa? Perché la nostra Costituzione prevede che alto tradimento e attentato alla Costituzione. Quale delle due, diciamo, si sarebbe macchiato? Si è violata sia la Costituzione, si è anche tradito il voto di 17 milioni di italiani. La Costituzione in che modo è stata violata? La Costituzione parla all'articolo 92 delle prerogative del Presidente nella formazione del governo, indicando il Presidente della Repubblica come colui che sceglie il Presidente del Consiglio e su indicazione dello stesso firma sostanzialmente la lista dei ministri. Questo non vuol dire che deve comunque però, per forza sottoscrivere i ministri che gli vengono presentati. Però c'è un grande però, tutta la giurisprudenza è tutta piena ovviamente delle interpretazioni, la cosiddetta dottrina, perché è evidente che la Costituzione, se la leggiamo per com'è, ognuno potrebbe trovare la sua idea di interpretazione della Costituzione. Ci sono fior fior di costituzionalisti, tra cui anche la commissione che scrisse la Costituzione, che dicono che i limiti del Presidente in questa fase sono proprio quelli di non poter imporre una volontà politica al Presidente del Consiglio, perché altrimenti non ci sarebbe motivo di andare a votare se il Presidente della Repubblica dovesse scegliere ogni volta l'orientamento politico di un governo. Per semplificare, tu puoi dire questo ministro non va bene perché ha una condanna, perché è un piduista, perché qualunque cosa. Ci sono stati ministri ci arrivo. Cioè, però Grattelli non puoi dire. Non aveva nessuna condanna, però non puoi, e Grattelli Napolitano era, non è opportuno che faccia il ministro della giustizia. Assolutamente. Sì. Però Grattelli era un ministro, era un magistrato in funzione. Quindi è evidente che avesse un conflitto di interessi, come ad esempio Previti era l'avvocato del Presidente che lo stava proponendo. Quindi c'erano dei grossi conflitti di interessi e si doveva rispettare il principio di dignità e onore. Ma ieri Mattarella ha detto molto chiaramente, l'ha detto lui, quindi non senza tanti giri di parole, che il problema non era Savona come persona, perché magari era un condannato, non lo so, qualunque motivo, ma era il suo orientamento critico verso l'euro. E allora se è questa la storia, tanto allora, non andrà a votare. Lui però ha detto un'altra cosa. Vogliamo risentire che ci abbiamo anche Alessandro. Sì, lei sì, però magari qualcuno si è distratto e glielo facciamo risentire. Allora, vogliamo risentire che cosa ha detto ieri. Abbiamo estrapolato naturalmente non tutto, ma solo alcuni stralci del discorso che ha fatto ieri sera il Presidente della Repubblica, e poi sentiamo anche Alessandro De Angelis. Sentiamo Mattarella. Pur consapevole che questo mi avrebbe attirato osservazioni critiche, ho accolto la proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio, superando ogni perplessità sulla circostanza che un governo politico fosse guidato
da un presidente non eletto in Parlamento e ne ho accompagnato con piena attenzione il lavoro per formare il governo. Nessuno può dunque sostenere che io abbia ostacolato la formazione del governo che viene definito del cambiamento. Il professor Conte, che apprezzo e che ringrazio, mi ha presentato le sue proposte per i decreti di nomina dei ministri che, come dispone la Costituzione, io devo firmare, assumendomene la responsabilità istituzionale. In questo caso, il Presidente della Repubblica svolge un ruolo di garanzia che non ha mai subito né può subire imposizioni. Ho condiviso e accettato tutte le proposte per i ministri, tranne quella del Ministro per l'Economia. Ho chiesto per quel Ministero l'indicazione di un autorevole esponente politico della maggioranza. A fronte di questa mia sollecitazione, ho registrato con rammarico indisponibilità a ogni altra soluzione e il Presidente del Consiglio incaricato ha rimesso il mandato. Ecco, perché non era possibile fare... Perché la cosa, oltretutto, che ha detto prima il Presidente della Repubblica è che, secondo lui, insomma, il professor Paolo Savona era un fautore della uscita dell'Italia dall'euro e che se comunque voi volevate che l'Italia uscisse dall'euro, lo dovevate dichiarare apertamente durante la campagna elettorale, quella precedente, cosa che invece non è stata in nessun modo fatta. Allora, ma perché era così impossibile dare un altro nome all'economia, per esempio quello di Giorgetti, che era stato uno dei nomi all'inizio, che erano rispondendo subito, che il presidente avrebbe fatto passare subito? Rispondo subito alla domanda dicendo che noi abbiamo provato a dare anche altri nomi e dico una cosa in più, nomi ad esempio Siri e Bagnai della Lega Nord sempre. Ma è come sulla stessa linea abbiamo dato nomi su tutti i ministeri, perché la lista che avete visto, quella che Luigi Di Maio poi ha letto. Però il Quirinale ha smentito. Il Quirinale ha smentito. Cioè, il Quirinale ha detto noi che non è vero, noi però sappiamo quello che abbiamo fatto nomi. In questi 80 giorni. Tutti i nomi. Tutti i nomi che avete trovato nella lista sono stati tutti preventivamente concordati con Mattarella e proprio per evitare di andare allo scontro. Però io vorrei che quello si uscisse. Quello del professor Savona no, però. Siamo andati lì, gliel'avamo già detto prima, ovviamente, non è che si è trovato ieri all'improvviso. Sì, quello però che l'aveva già fatto subito. Sì, per ma io, dire è che proprio questo il nodo, però. Io quello che vorrei dire è, nel nostro contratto di governo, come anche nel programma sia del Movimento 5 Stelle che della Lega, da nessuna parte compare l'uscita dall'Unione Europea e dall'Eurozona. Il professor Savona ha detto più volte, anche quando gli abbiamo chiesto di candidarsi a ministro con noi, lui ha detto va bene purché si rimanga nell'Eurozona perché io voglio portare le mie battaglie proprio lì per far avere qualcosa di positivo all'Italia. E allora non può esistere un piano B nel momento in cui chiunque abbia frequentato il Parlamento sa che poi è il Consiglio dei Ministri dove c'è il Presidente del Consiglio a dare l'orientamento politico ai ministri. E se Savona avesse deciso all'improvviso, impazzendo, di voler uscire dall'Eurozona, il Presidente del Consiglio lo può tranquillamente rimuovere dal suo incarico, quindi non esisteva un piano perché, B. Ma perché era stato scelto proprio il nome del professor Savona, che era quello che aveva parlato di un piano B? E quindi mi sta dicendo che c'è un reato di opinione? No, ma voglio dire, siccome lei dice non esiste un piano B, perché è una persona esperta, non è un professore, piano B, è un professore, ma lui ne ha parlato in un suo libro, mica sì. Nella formazione del governo. Beh, non solo in un suo libro. Allora, Alessandro, ritorniamo qui a questo piano B. Alessandro De Angelis. Ma che ti devo dire? Ma si può chiedere, insomma, secondo Di Stefano, diciamo, il capo dello Stato è sostanzialmente una buca delle lettere dove arriva il loro postino, cioè il presidente del Consiglio incaricato, che non conta evidentemente nulla, su mandato dei due leader di partito, e gli dice o questa lista
oppure salta tutto, no? Come se il capo dello Stato si limitasse semplicemente a obbedire. Di Stefano, lei ha ricordato un articolo della Costituzione e lo ha recitato bene. E appunto perché lo ha recitato bene, che il capo dello Stato nomina su indicazione, questo significa che la scelta deve essere in qualche modo condivisa o si può discutere, altrimenti ci sarebbe scritto il capo dello Stato ratifica o subisce. Se Berlusconi avesse fatto quello che state facendo voi, voi sareste stati in piazza, diciamo, perché è evidente che non si può mettere l'istituzione della Presidenza della Repubblica sotto ricatto. Se lei è così bravo, può ricordarmi l'articolo 10 e 11 della Costituzione? Io le vorrei soltanto dire che l'articolo 10 e 11, come lei ben... Io credo che lei non mi abbia ascoltato quando ho parlato, sinceramente. Ecco, ho detto proprio che tutta la lista dei ministri è stata concordata. Benissimo. No, evidentemente io no, perché io ho detto che tutta benissimo. La lista dei ministri è stata concordata preventivamente con Mattarella. Ho detto esattamente il contrario di quello che lei ha ripetuto adesso. E le posso dire di più, proprio no, oggi. Questa è la vostra, proprio, questa non è la nostra versione. Vostra versione. Vabbè, allora. Questa è la e allora ce l'ha lei una versione che migliore che era dentro le stanze con la del Quirinale. Vabbè, quello chiaramente il Quirinale c'è. Dopodiché la sua voce è lo stesso Salvini. Il Quirinale non ha mai smentito che abbiamo prevagliato i nomi insieme. No, però quei nomi che erano stati fatti, se il Quirinale ha smentito. Costendoli poi è tutto facile. Scusa Alessandro, non io vorrei dire una cosa. Io vorrei dire una cosa, innanzitutto che se Salvini vi ha fregato in questa trattativa, ancorandosi al nome unico di Savona, portandovi nella trappola fino al punto della rottura, non me la prendete con il Quirinale, ma magari prendetevela con Salvini. Ma in realtà quelli fregati sono stati secondo italiani, allora, il scusa, tema però, dell'uscita dall'euro, questo. Il tema dell'uscita dall'euro. Aspetta Alessandro, sentiamolo su questo, ma voi non pensate che alla fine Salvini volesse invece al di là del movimento, il Movimento 5 Stelle? No, ma Salvini voleva rompere in ogni caso per questo, perché quello che non ha voluto, ha voluto a tutti i costi tenere il punto sul nome del professor Paolo Savona, non è stato tanto Luigi Di Maio quanto Matteo Salvini. Ecco, non pensate che abbia voluto, abbiamo fatto vedere un sondaggio prima che favorisce moltissimo la Lega. Vuol dire che queste settimane, insomma, sono state molto utili per lui, che abbia voluto rompere perché sa che tornare al voto in fretta, rapidamente, lo farà crescere vertiginosamente. Ma io mi rifiuto di ragionare in questi termini. Su questo non ci avete pensato? Ma mi rifiuto di ragionare in questi termini perché qui quelli che sono rimasti fregati, se così si vuol dire, sono i cittadini italiani che avevano scelto il Movimento 5 Stelle e la Lega Nord per un governo del cambiamento e invece si sono trovati ad avere un presidente imposto dal Presidente della Repubblica con una squadra di ministri tutti tecnici che dovranno traghettare il Paese. Però io mi vengo a dire, visto che siamo tutti costituzionalisti in queste ultime 24 ore, proprio oggi l'allora Presidente della Corte Costituzionale Onida ha detto esattamente che quello che sto dicendo io, ovvero che il Presidente Mattarella ha superato le sue... Cioè chi dice di no, purtroppo... Beh, ho capito, però stiamo parlando di un Presidente della Corte Costituzionale, credo che ne sappia un po' più di me e di tanti qui dentro anche, no? Di Costituzione. Ma altri importanti sostengono che non... Ma io dico a chiunque di voi, chiederei veramente alle persone a casa, ma qual è il senso di andare a votare se l'orientamento politico del governo non lo può scegliere il partito o i partiti che hanno vinto le elezioni, ma lo deve scegliere il Presidente della Repubblica? Perché questo è il nodo qui. Ripeto, se Mattarella avesse detto non va bene perché è un condannato, un piduista, quello che vuoi, ok. Sentiamo ma qui era sull'orientamento politico e questa è una ingerenza totale. Sentiamo De Angelis. Era sull'orientamento politico? Ma la parola ingerenza, diciamo per essere preciso, è una parola mutuata dal linguaggio internazionale e si è, per esempio si usa quando Putin manda i carri armati in Georgia. Diciamo, è una parola italiana, non si usa sul ingerenza in altri sul affari, rispetto della no, bisogna misurarle. Io capisco che le parole non hanno più una misura, ma insomma bisogna forse le usa a sproposito. Il dato lei, di fatto caso. È il seguente. Il dato di fatto è il seguente. Voi avete presentato un programma di governo che ha allarmato i mercati e fatto partire lo spread. No. Come lei mi insegna, i mercati non sono manovrati da quattro complottardi e dai poteri forti per impedire che vadano al governo i 5 Stelle e la Lega, ma sono, diciamo, il metro anche della salute, diciamo, di un paese e dei rischi. I mercati che finanziari un paese sono che il metro ha un di un paese. Pubblico. Stiamo male allora proprio.
Beh sì, perché comunque sono il merito. Può essere, il PIL, può essere il livello di felicità, può essere il livello di salute, può essere il benessere dei cittadini. Anche lo spread, ma i mercati non so. Lo spread cresce. Mi rifiuto di dire da politico che un paese debba obbedire ai mercati. Assolutamente sbagliato. Secondo lei perché cresce? L'ha detto Mattarella ieri. No, ma perché cresce lo spread, secondo lei? Lo spread cresce per l'instabilità. No, però un attimo, lo spread cresce per l'instabilità, tant'è che oggi è cresciuto più di ieri. E oggi non c'era più il Movimento 5 Stelle, c'era Cottarelli. Certo, l'instabilità politica. Quando c'è anche una richiesta di E allora forse Mattarella la cosa che doveva fare era favorire la creazione di un governo proprio per tranquillizzare i mercati. Ma lo spread cresce perché gli investitori hanno paura che non possiamo più ripagare il nostro debito e disinvestono naturalmente. In virtù di cosa? In virtù dell'instabilità politica. In virtù Ma fino a ieri pomeriggio l'instabilità non c'era, si stava formando un governo. Però lo spread cresceva lo stesso. Ma non è vero. Oggi è toccato il picco dal 2013. Allora, se la mettiamo su questi termini, ripeto, è Mattarella che ha creato maggiore instabilità, mandando tutto all'aria e ricominciando da zero. Come scusatemi. Mai cresceva, diciamo, anche se si stava formando un governo? Ma certo, perché il momento di creazione di un governo è un evidente momento di instabilità politica, però si stava arrivando a conclusione e si è ricominciati da zero adesso, tant'è che, ripeto, oggi ha toccato il picco massimo dal 2013. Beh, certo, oggi l'instabilità politica è più grave di ieri, questo è evidente. E naturalmente... quindi certamente non è colpa del 5 Stelle. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, mi dicono, però scusate, prima vi voglio dire che c'è Paolo Savona, non l'abbiamo detto finora, che in una nota su scenarieconomici.it ha detto subito un grave torto della massima istituzione del paese sulla base di un paradossale processo alle intenzioni di voler uscire dall'euro e non a quelle che professo e che ho ripetuto nel mio comunicato, è criticato la maggior parte dei media senza neanche illustrarne i contenuti. E poi dice che andrà il 28 e il 29 giugno all'importante incontro tra i capi di Stato a Bruxelles. Si tratta di decidere se gli europeisti sono quelli che stanno creando le condizioni per la fine dell'Unione Europea o chi come me ne chiede la riforma per salvare gli obiettivi che ci si era prefissi. Questo è il comunicato del professor Paolo Savona. Andiamo in pubblicità, ci rivediamo qui tra 4 minuti esatti. A dopo. Oggi Multicentrum ti dà ancora di più. Nuove formule migliorate e con più vitamina D per vivere completamente ogni momento con più energia e con una mente sempre attiva. Multicentrum. E sei completamente tu. La prima volta con Müller alla frutta è stato... intenso. Avvolgente, sorprendente ed è ancora così. Müller, lo yogurt con pezzi di frutta, il mio momento di piacere. Goditi tutto quello che ti piace. Pril si prenderà cura dei tuoi piatti sporchi. Pril Gold Gel, oggi è ancora più potente contro lo sporco bruciato. Per un pulito perfetto, Pril Gold, il nostro gel numero uno contro lo sporco bruciato. Da quando c'è mi sento un'altra. Te l'avevo detto che era quello giusto. Ce ne facciamo un altro pezzettino? Quando si parla di parmigiano reggiano, si parla d'amore per un formaggio ideale prima, durante e dopo lo sport. Parmigiano reggiano, quello vero, è uno solo. Queste sono le mamme del Comitato Maria Letizia Verga. Lottano vicino ai loro bambini malati di leucemia. E poi, a fianco delle altre mamme, sempre con un'energia contagiosa, donatrici di amore, coraggio, vita. Sono il cuore dell'alleanza terapeutica fra ricerca, cura ed assistenza, che oggi guarisce oltre l'80% dei bambini malati di leucemia. Sono mamme, la dolce forza che combatte. Unisciti a loro, sostieni un nuovo progetto di cura e ricerca. Benvenuto a bordo della Mabianchi, signore. Sta andando in vacanza. Anche i supereroi ne hanno bisogno qualche volta. Ha dato un'occhiata in giro? La piscina, il bar, l'area giochi, il ponte superiore. Signora, il ponte superiore, il ponte superiore. Con Mobia Tirrenia ogni viaggio è super. Prenota ora. C'è il 100% di sconto per le donne. Tasse e competenze a pagamento. Naviga italiano. Ciao, noi siamo la famiglia Aldi. Ci chiamiamo proprio come il nuovo negozio dove fare la spesa. E quindi l'abbiamo provato subito. Da Aldi, 6 uova grandi da allevamento a terra, a 69 centesimi. Aldi, chiedi a chi l'ha provato. Cioè a me. No, a me.
con un semplice magnesio. MGKVIS, tre sali di magnesio, tre volte più attivi. MGKVIS, da Pulpharma. Eccoci tornati in studio con Maglio e Stefano del Movimento 5 Stelle. Allora, intanto quando si tornerà a votare secondo lei? Giorgetti dice ottobre, in autunno. Ma, più presto possibile significa sì, settembre-ottobre, direi. Ma lei pensa che sarà possibile un'alleanza tra voi e Salvini oppure Salvini continuerà a, cioè ritornerà a stipulare un'intesa con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni? Ma questo dovrà rispondere ai suoi elettori, certamente non a noi. Io credo che, considerando che la legge elettorale non cambierà e lo scenario sarà pressoché lo stesso con numeri maggiori per noi. Non ce la fate a cambiare la legge elettorale, perché oggi Salvini aveva detto abbiamo i voti in Parlamento per cercare di modificare. Ma sarà sicuramente difficile e comunque credo che gli italiani l'ultima cosa che vogliono è sentir parlare ancora di legge elettorale. E tra l'altro questa legge elettorale Salvini la votò anche, quindi è un momento abbastanza complicato da questo punto di vista. Sì. Io credo che oggi bisogna andare a votare il prima possibile e bisogna ovviamente tenere il buono che c'è di questa esperienza, ovvero che si è fatto un contratto. Questo contratto è un contratto che va benissimo per gli italiani, perché migliora la vita di tante persone, e quindi siccome lo scenario sarà pressoché lo stesso con numeri maggiori sia per noi che per la Lega Nord, è probabile che questo contratto ci possa tornare utile ancora una volta. Non vuol dire fare alleanze, perché come sapete noi non facciamo alleanze preelettorali, però significa avere la garanzia per gli italiani che quello che si sta riuscendo a fare si potrà ancora fare, ma noi ovviamente c'era proveremo un piccolo ancora una problemino volta a vincere. In quel contratto che mancava, non veniva indicate, diciamo, le coperture finanziarie io questa cosa sinceramente il contratto che costava questa cosa sinceramente non riesco a tollerarla più, perché noi abbiamo passato gli ultimi 5 anni a raccontare le coperture economiche di tutti i nostri provvedimenti che sono nel contratto. Non c'è una volta che sento dire quali sono state le coperture per i 20 miliardi della Banca Etruria della signora Boschi. Cioè, cerchiamo un attimo anche di capire che l'orientamento politico di un governo... Ma non è che si hanno sbagliato gli altri... No, ma noi l'abbiamo indicati per 5 anni. Credo che lei stessa abbia chiesto più volte a Di Maio, a Di Battista, quali fossero le coperture. Ma questi erano due contratti messi insieme. Ma i punti erano gli stessi che avevamo nei nostri programmi. No, perché c'era anche la flat tax, per esempio, che e le abbiamo indicate. Cioè, ci sono indicate le coperture? Le coperture, ripeto, le abbiamo indicate per tanti anni. La flat tax che usciva da questo contratto era un po' quella nostra delle tre aliquote, quindi le coperture erano già presenti. Allora, Alessandro, scusami, ti ho tolto la parola prima. Che cosa, diciamo, sul fronte delle coperture? Lui dice comunque quel contratto andava bene e sarà riproposto agli italiani. No, essendo collegato vorrei chiedere all'onorevole Di Stefano se mi fa finire un ragionamento, perché poi se diventa difficile, se no... Anche perché dobbiamo un po' stringere. Il tema dello spread e dei mercati che attiene all'entità del nostro debito pubblico, che è 130% del PIL, e quindi c'è un evidente problema di investimenti, non è un caso... esiste il quantitative easing di Draghi che ci protegge dal rischio speculazione. I mercati hanno lo spread ha cominciato, che poi c'entra con la vita delle persone, perché poi se portate lo spread a 500, poi voglio vedere, ce lo ricordiamo la crisi del 2011, ha iniziato a salire quando avete presentato il contratto e si è impennato quando è uscito il nome di Paolo Di Savona, Savona superando la soglia psicologica di 200 punti, accompagnato dal crollo della borsa di Milano. E perché? Perché è evidente che Savona non ha detto una sola parola rassicurando sulla permanenza dell'Eurozona. E quel contratto è un contratto di spesa incontrollata, che certo non coprite con il taglio di 4 auto blu oppure dei vitalizi, perché sono 100 miliardi di spesa pubblica senza coperture, che si può fare solo, come dice Paolo Savona, andando in deficit con l'Europa, il che significa che riparte lo spread, che si alimenta l'allarme degli investitori, gli investitori non investono di più sull'Italia. Bellissimo. E si mettono allora a rischio. Sentiamo come investimenti e risparmi. No, io dico che questa è proprio la contrapposizione. Sarà il Savona suo punto, credo. Doveva questo dire una sola cosa: io non esco dall'euro, non l'ha detta. Va bene, allora, intanto io credo che questo sia il punto, è una questione abbastanza soggettiva. Credo che qui il punto per gli italiani in realtà siano i 9 milioni di persone sotto la soglia di povertà, siano il 53% dei disoccupati tra i giovani italiani, gli over 50 che non trovano lavoro. Per noi questo è il punto ed è quello che hanno scelto gli italiani il 4 di maggio.
convincetevi di questa cosa, perché altrimenti non andiamo avanti. Cioè, la politica deve rappresentare i bisogni dei cittadini. Certo, però deve e allora anche io sono d'accordo, attenzione, io le ho fatta parlare, ora mi faccia parlare lei gentilmente. Per favore. Io sono assolutamente convinto, ho una formazione tecnica, sono un ingegnere, che lo spread abbia un ovviamente significhi qualcosa. Ci mancherebbe altro. C'è però una questione di base in questa storia. Quelli che oggi criticano sono quelli che hanno portato proprio quel 130% sul PIL che oggi paghiamo con i nostri debiti. Beh. Quelle sono le persone. Noi, il nostro programma era un programma che, quando si parla, tra l'altro con le teorie keynesiane si può affrontare questo discorso ampiamente. Aumentare il deficit per creare produttività significa recuperare il deficit e recuperarlo anche in positivo nel lungo e medio periodo. Queste sono le teorie. Poi che Savona non abbia mai parlato di rimanere nell'eurozona. Le teorie keynesiane che però con l'euro sono un po' più difficili da realizzare. Lo ha detto il fatto di rimanere nell'eurozona. Lo ha detto A, il nostro programma, B, il contratto con la Lega Nord, C, il nostro incaricato presidente quando è uscito dalla consultazione con Mattarella, il presidente, il ministro dell'economia rispetta la volontà politica del Presidente del Consiglio, questo è chiaro. Anzi, due ultime domande perché siamo in chiusura. Quindi, se quando ci sarà la campagna elettorale, tra poco, anzi è già cominciata, diciamoci la verità, i 5 Stelle non metteranno in nessun modo in discussione la permanenza dell'Italia nella moneta unica? Ma noi l'abbiamo detto più volte, Luigi Di Maio è stato anche... Anche in questa nuova campagna elettorale. Non è che cambiamo idea perché è cambiata la campagna elettorale, ci mancherebbe altro. Questo non sarà messo in discussione. Però rimarchiamo la necessità e la giustezza dell'idea di voler andare in Europa a cambiare gli accordi che oggi ci sfavoriscono. Questo è evidente e credo che sia politicamente legittimo. Certo, non c'è dubbio, gli accordi si possono... Però ieri sono proprio criticato questo. E l'altra però. Cosa che le voglio chiedere è questo. Al di là del fatto che voi avete criticato fortemente, diciamo, l'iniziativa del Presidente della Repubblica, chiedete l'impeachment, la messa in accusa, però oggi sono circolate sul web delle cose veramente pesantissime dalle quali ci dissociamo totalmente. Cioè, certo, non è che sono responsabile, ecco, però è bene dire una parola di dissociazione quando vengono fuori addirittura delle scritte che dicono hanno colpito il Mattarella sbagliato. Ma ci mancherebbe insomma, altro. Questo ma è bene dire, essere molto diciamo, netti su queste... Purtroppo la rete come la società è piena di cretini e piena di persone intelligenti. Ovviamente dai cretini bisogna dissociarsi, però forse anche un po' abbassare i toni poi può aiutare in un certo senso a non... favorire i cretini, come noi stiamo pretendendo che la Costituzione venga rispettata anche dal Presidente della Repubblica. Questo non è alzare i toni. Nessuno di noi del 5 Stelle ha mai detto di far qualcosa contro Mattarella. Abbiamo detto, secondo il dettato della Costituzione, chiederemo l'applicazione dell'articolo 90. Non credo che sia una frase che faccia del male a qualcuno questa. Voi comunque andrete avanti con quella questione dell'impeachment anche senza il via libera della Lega, perché Salvini è stato piuttosto tipido sulla questione. Ma io credo che la Lega debba dimostrare, credo che Salvini debba dimostrare i suoi elettori che quando si scaglia contro l'imposizione che è stata fatta ieri poi va avanti su quella strada, perché altrimenti sono parole al vento. Grazie a Maglio Di Stefano.